Ciao, mi chiamo Filippo Piva, sono allo Shiva Lab insieme a Luca Baratella e oggi vi faremo vedere la pedaliera che i ragazzi hanno costruito per me. Ma allora, l'idea e gli spunti si prendono sempre dai concerti, no? Tu vai a vedere chitarristi famosi, i tuoi preferiti, e ti accorgi che sotto i piedi hanno sempre un sacco di roba, alcuni di più, alcuni meno. Quello che mi ha impressionato di più è stato un po' quello che ha stimolato l'idea, è stato Michael Landau. Michael Landau perché fondamentalmente non usa molte cose, è molto essenziale come setup, però modula con i pedali di espressione, i riverberi e i delay, quindi è un modo secondo me molto creativo di usare una pedaliera come questa. Ecco che da lì è nato un po' un sistema che non è identico, si avvicina per alcuni aspetti, però insomma ne Forse ha altri. anche un pochino più ampliato. Sì, un po' di più, sì, forse sì. Benissimo. La scelta è, te lo dico subito, presto fatta, nel senso non voglio accontentarmi della soluzione dei suoni che ci sono all'interno delle pedaliere digitali. Ok. Ritengo che un sistema come questo, modulabile e completamente customizzabile, sia molto più adatto a quello che io voglio, preferisco. Ricerco il suono che desidero, trovo il pedale che mi interessa, lo inserisco in catena. E ho quello che mi serve e sono felice e soddisfatto di quel suono Ok, quindi è proprio un discorso di cambiare i vari pezzi a tuo piacimento, anche magari a seconda delle band o delle lì. situazioni Assolutamente in sì. cui ti trovi, Sì. rispetto a un formato già confezionato dove a qualcosa devi rinunciare comunque. Assolutamente, nel senso che sappiamo tutti che repertori diversi comportano suoni diversi e quindi soluzioni diverse. A volte serve molto poco, a volte serve un po' di più, ma l'importante è portare con sé sempre quello che serve e soprattutto con una soluzione così dove la qualità del suono è al top dal mio punto di vista. Vi spieghiamo ora come abbiamo registrato tutte le varie clip. Allora, iniziamo dalle chitarre. Abbiamo accumulato un parco chitarre notevoli per differenziare giustamente i vari suoni. Certo, unendo le forze di tutti. Esatto, tantissime chitarre e tutte molto belle. E semplicemente siamo andati dalla chitarra direttamente al primo blocco della pedaliera,
dentro al secondo, dal secondo blocco siamo usciti stereo, quindi una Kali qui sulla vostra sinistra, una sulla destra, e abbiamo microfonato con un SM57, quello sulla sinistra, mentre con un Ribbon, è un microfono a nastro, quello sulla destra, semplicemente dentro la scheda audio e Logic, pannando le tracce una a destra e una a sinistra. Andiamo a parlare del signal routing della pedaliera, quindi del percorso del segnale. Come possiamo vedere, la pedaliera in realtà sono due, questo blocco e questo blocco. Perché è stata fatta questa scelta? Molto semplicemente Filippo può decidere di suonare solo in acustico, quindi questo spazio con modulazioni, riverberi e delay, mentre quando va a suonare con l'elettrico, quindi con gli amplificatori, può decidere di portarsi via anche questo satellite, questo piccolo blocco, con effetti di distorsione, overdrive, wah e quant'altro. Andiamo più nel dettaglio con il signal routing vero e proprio, partendo da questa pedaliera, quindi facendo finta che sia una unica, collegata una dentro a quell'altra. Abbiamo l'ingresso, che è posto qui sotto, tramite una piccola scatola di derivazione, che porta il segnale al wah, al primo pedale, che è un Chaos Theory, una nostra distorsione. Di seguito andiamo all'Alchemy, che è un overdrive, e in questo caso, in questo ripiano, che Filippo utilizza per effetti tra virgolette speciali a seconda delle richieste della serata, abbiamo ora un Phase 100 e un Misty Monkey. Il segnale ritorna sotto, sempre alla scatoletta di derivazione, che invia tramite un cavo il segnale a quest'altra scatola che è posta qui sotto. Il segnale entra di nuovo da questa seconda scatola di derivazione. Abbiamo l'ingresso qui laterale, che poi spiegheremo nei dettagli cosa fa e cosa serve questa scatola. Uscendo dalla scatola si entra nel pedale del volume, quindi con questo pedale abbiamo il controllo generale di entrambe le board. Dopodiché si passa al compressore, quindi controllo di dinamica, il nostro compulo, e di seguito a Lil Wave, il nostro chorus vibrato. Di nuovo il segnale viene rinviato a questa scatola di derivazione, che in realtà ha più di una funzione. Nel caso specifico Filippo ha deciso di utilizzare un bellissimo riverbero dell'Eventide, lo Space, e anche il Time Factor. La richiesta molto specifica era quella di averli in parallelo, quindi di mantenere il segnale dry o comunque il segnale che viene dal chorus il più inalterato possibile per quanto riguarda la dinamica e la purezza del suono. Quindi abbiamo deciso di creare due mixer stereo, prima per il reverbero e poi per il delay, quindi i pedali devono essere usati in kill dry entrambi, e avere un controllo generale di mix dei due pedali tramite questi potenziometri, quindi mix 1 per il reverbero e il mix 2 per il delay. Di nuovo il segnale rientra dentro a questa scatola per essere inviato agli amplificatori, quindi in stereo. Naturalmente può essere anche utilizzata in mono a seconda delle situazioni, quindi con uno o con due amplificatori.
In questa ultima parte del video andiamo ad illustrare questo oggetto che è il nucleo del sistema. Per capire la sua funzionalità è bene partire dalle richieste di Filippo, nello special modo nel live. La sua richiesta principale è stata quella di poter utilizzare la chitarra elettrica e la chitarra acustica cablate contemporaneamente a questa scatola, quindi con anche le relative uscite, utilizzando però una sola catena di effetti, quindi avendo in comune tutto quanto. Abbiamo reso possibile questa cosa in questa scatola con l'ausilio di questo semplice switch. Infine, come detto in precedenza, questa macchina contiene anche tutto il sistema di missaggio dei due effetti d'ambiente che avviene tramite questi due potenziometri. Alla fine della catena abbiamo anche il relativo booster. Siamo arrivati alla fine del video, grazie per essere rimasti con noi fino ad ora. Per info visitate il sito shivaaudio.com e ora vi lasciamo agli ultimi due spunti sonori. Ciao!